Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e in questo report ho alcune cose da raccontarvi, quindi senza ulteriori indugi, sigla e cominciamo. Negli ultimi giorni sui social, su Facebook, su Instagram ho pubblicato alcune immagini che fungessero da anticipazione a quello che sto per dirvi adesso, e immagini molto colorate, come avete potuto vedere, e il nuovo progetto della Vertical Green Productions che posso annunciare ufficialmente è Red Random e l'eroe multicromatico, che si tratta di una webserie cartoni animati di ampio respiro rispetto a Bunker. Ogni episodio avrà un minutaggio più esteso, penso una ventina di minuti, e nei miei progetti c'è anche quello di andare oltre la prima stagione, quindi avere una serie con più stagioni. Ma come? Hai appena sospeso un progetto di webserie, cartoni animati di ampio respiro come off e te ne vieni fuori con un altro progetto di webserie, cartoni animati di ampio respiro come Red Random? Sì, per due motivazioni che sono strettamente legate al tema delle tempistiche di lavoro. I personaggi saranno molto meno particolareggiati rispetto a quelli di Off, e quindi di conseguenza anche l'animazione di questi personaggi sarà molto più semplice e molto più veloce. In Off c'erano dei set, degli sfondi modellati, animati, renderizzati in 3D, qui invece gli sfondi saranno completamente in 2D, abbattendo di molto le tempistiche di realizzazione. Quindi, a parità di grandezza del progetto, qui stiamo parlando di una cura del dettaglio a livello visivo meno impattante, più diciamo quasi elementare, più archetipica nelle sue forme, quindi molto più veloce, molto più snella da realizzare, e quindi questa cosa mi porta a dire che questo progetto, nelle mie speranze, verrà rilasciato nel corso del 2018. Voi mi direte, il 2018 fino a dicembre ci sono ancora parecchi mesi. Considerate però sempre che io lavoro da solo a questi progetti e non solo. Collaboro e mi occupo anche di lavori di altra natura, sia legati alla Vertical Green che al garage multicromatico che ad altri ambiti esterni, quasi sempre in contemporanea, quindi i tempi di realizzazione, per quanto minori, sono comunque lunghi. La mia speranza, il mio progetto è comunque quello di rilasciare almeno i primi episodi della prima stagione di Red Random nel 2018, e comunque nel report e sui social vi farò sapere costantemente l'andamento dei lavori. Al momento non voglio rivelarvi troppo di questo progetto, lo farò nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi. Un'unica cosa la posso dire è che è un progetto che avrà un cast di 8 personaggi cromatici, e che questo Red Random funge in qualche modo da trade union visivo tra il lavoro registico alla Vertical Green e il lavoro di supporto creativo del garage multicromatico. Chi segue il garage multicromatico da molto tempo, chi ha anche avuto modo di usufruire dei servizi del garage, sa benissimo che il primissimo step che utilizzo nel supporto creativo è appunto quello del metodo dei colori di Max Lüscher. Chi non sa chi è Max Lüscher, digiti su Wikipedia per sapere chi è questo tizio, cosa consiste il suo metodo dei colori. Ci sono anche dei libri molto interessanti. Insomma, è un argomento che merita di essere approfondito. 8 personaggi, 8 doppiatori, io spero, quindi in questo momento siamo in una fase di pre-produzione ancora un po' acerba, però insomma i lavori procedono abbastanza bene. 8 personaggi con 8 doppiatori, dicevo, se chi sta guardando è un doppiatore di professione o amatoriale o conosce qualcuno che lo faccia,
può tranquillamente contattarci sia sui canali social, sia sul sito, sia all'indirizzo vittorio.gazza@gmail.com per proporsi come eventuale doppiatore. Più candidati ci sono, meglio è. Quindi, insomma, noi ci portiamo avanti anche da questo punto di vista. Ci saranno comunque novità in merito nei prossimi giorni, settimane e mesi, e quindi per il momento sappiate che la Vertical Green non è dormiente, ma ha questo nuovo progetto a cartoni animati che vedrà la luce nel corso di quest'anno. Per quanto riguarda il garage multicromatico che abbiamo nominato poc'anzi, i lavori procedono bene, sto seguendo diverse persone con il supporto creativo per artisti, molti sono interessati e mi chiedono informazioni in più, altri invece sono un po' restii a fare il primo passo perché sul sito ci sono le informazioni necessarie ma non sono così approfondite come vorrebbero, quindi la mia intenzione era quella di realizzare un video esplicativo di approfondimento sul tema nel mese di aprile, non ce l'ho fatta per motivi di tempo e quindi nel mese di maggio con ogni probabilità uscirà un video esplicativo sul garage multicromatico. Nel frattempo ricordo che potete contattarmi all'indirizzo vittorio.gazza@gmail.com per saperne di più e per concordare un incontro di persona online gratuito, completamente gratuito, per capire che cos'è l'offerta del garage multicromatico e per capire quale sia la strada migliore a seconda delle esigenze che avete. Comunque, se avete ancora qualche dubbio in merito, prima di contattarmi, nel mese di maggio uscirà un video che cercherà di rispondere a tutte le vostre domande ancora inespresse. E ultimo, ma non per importanza, l'ambito teatrale. Da diversi anni collaboro con Christian La Rosa ai suoi spettacoli teatrali, però non l'ho mai pubblicizzato in ambito Vertical Green perché le mie collaborazioni si limitavano a consulenza per le musiche e al messaggio dei suoni, quindi niente che potesse essere definito autoriale o comunque mi arrogasse certi diritti sulla paternità dell'opera. In questo caso specifico, invece, l'anno scorso abbiamo realizzato insieme sia appunto con la mia collaborazione in ambito di musica e di suoni, ma anche con la mia collaborazione per quanto riguarda i testi, un monologo inchiesta su un fatto di cronaca avvenuto negli anni '80 nei luoghi che sono i luoghi d'origine miei e di Christian, e uno spettacolo che ha riscosso un enorme successo, riproposto quest'anno, meno di 2 mesi fa, e che di nuovo ha riscosso un buon pubblico, una buona risposta da parte della stampa e di chi è venuto a vederlo, un successo che ci ha spronati a proporre questo spettacolo anche in festival teatrali di settore e che, vedendomi partecipare in una veste un pochino più corposa rispetto al passato, posso definirlo un lavoro in parte anche Vertical Green. E la cronaca teatrale di un fatto di cronaca degli anni '80, quello che venne definito il primo omicidio politico nell'ambito della sanità in Italia, quindi non è soltanto un fatto di cronaca locale ma ha delle implicazioni a livello nazionale. Nelle prossime settimane la famiglia della vittima di questo omicidio, che possiamo definire tranquillamente di stampo mafioso, ci ha chiesto anche di realizzare il video integrale dello spettacolo, che avrà la mia regia e che quindi con tutta probabilità, in base anche a ciò che la famiglia mi concederà di fare o meno, sarà inserito all'interno del catalogo della Vertical Green. Una puntata del report, questa un po' stringata, mi rendo conto, ma nel mese di aprile le cose che sono successe sono, diciamo, germinali, quindi non ci sono ancora grossi dettagli da poter riferire. Sicuramente nelle prossime settimane e nel prossimo report ci sarà molta più ciccia, diciamo, riguardo gli argomenti trattati in questa puntata. Nel frattempo io vi ringrazio di aver seguito questa puntata e di seguire con costanza e con affetto i lavori della Vertical Green. Ci vediamo la prossima volta, magari prima con uno speciale del garage, magari con un Don't Fuck with Mordred, magari con un'altra rubrica che sicuramente arriverà perché c'è
in progetto una nuova rubrica, ormai mi sono lanciato con le rubriche video e non mi fermerete mai, quindi grazie ancora, grazie del vostro supporto. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace sulla pagina Facebook, un cuoricino su Instagram, fate qualunque cosa in vostro potere per dimostrare il vostro affetto alla Vertical Green. Lo shop online su redbubble.com sta macinando dei numeri non stratosferici, però intanto c'è molta gente che sta acquistando il nostro merchandising, non solo dall'Italia, anche dalla Germania, dagli Stati Uniti, quindi insomma la Vertical Green piano piano si sta espandendo, se non altro visivamente, in tutto il mondo, quindi date il vostro contributo come potete. Io vi ringrazio sempre e per qualsiasi domanda potete usufruire del Don't Fuck With Mordred, potete assolutamente scrivermi su tutti i canali messi a vostra disposizione. E per intanto io vi auguro una buona giornata e grazie di tutto. A presto, ciao!